Ecco qua, car tablet dedicato Mercedes Serie E, un 10,25 pollici, informazioni veicolo. Ok. Allora, partiamo al sistema originale. Qui andiamo a recuperare tutte le funzioni originali, come vedete, audio, telefono, video, sistema. Possiamo andare a fare i settaggi che abbiamo originali. Quindi non abbiamo perso nessuna impostazione della macchina. Nel momento in cui vogliamo andare al sistema Android, una volta che attiviamo l'AUX, ecco qua, siamo al sistema Android. Basta toccare il touch. Adesso andiamo a vedere un video tramite la USB. Ovviamente abbiamo tutte le impostazioni, mettiamo un altro. E qui stiamo vedendo video in HD. Stessa cosa musica, abbiamo contenuti musicali, possiamo sfruttare. Adesso sono i contenuti cinesi che loro fanno i test. Possiamo dare la USB e qui ci sono le canzoni del cliente. Abbassiamo e andiamo avanti. Adesso qui ci divertiamo con la sezione Android. Ovviamente abbiamo siamo su YouTube, possiamo vedere video, audio, ascoltare musica, quello che vogliamo. Play Store. Andiamo su Maps. Andiamo a posizione real time. E così possiamo andare all'infinito. Possiamo scaricare tramite l'app, il Play Store, tutte le app a noi congeniali che usiamo con il nostro smartphone e poi continuare ad usarle. Abbiamo Google. Cento celle. Alessandrino. Dice Wikipedia, Alessandrino è il 23° quartiere di Roma, indicato con Q23°. Audio Elite. Ecco Audio Elite. Come vedete il sistema è eccezionale. Abbiamo anche la retrocamera. Possiamo qua. Abbiamo la gestione totalmente del CAN bus, quindi tutte le informazioni della macchina non vengono perse. Accendiamo l'aria condizionata e abbiamo tutte le impostazioni e i gradi direttamente nel monitor. Questo per farvi capire la qualità. Vi ringrazio, buone feste a tutti quanti, io sono Stefano e rimango a disposizione.